Il centro della filosofia di Aristotele è occupato dalla ricerca sull'essere, ovvero su tutto ciò che è. Aristotele definisce tale ricerca filosofia prima ed essa impegna i 14 scritti dello Stagirita, catalogati nei secoli successivi sotto il nome di metafisica. La metafisica si può anche definire ontologia, dal greco on ontos, essere, e logos, teoria. Dunque l'ontologia è la teoria che riguarda l'essere. Quella di Aristotele è un'indagine sistematica, una ricerca profonda e ampia, che approda all'individuazione di un concetto fondamentale, quello di sostanza. Tutte le cose che hanno una esistenza autonoma e una propria individualità sono sostanze nella terminologia aristotelica. La sostanza, in effetti, è ciò a cui ci riferiamo quando parliamo di un qualcosa che esiste. L'essere, dunque, è innanzitutto sostanza. E come è fatta la sostanza? È un sinolo, un tutt'uno inestricabile di materia e forma. La materia è il supporto che rende possibile l'esistenza di una certa sostanza. La forma è ciò che rende una certa sostanza ciò che essa effettivamente è. Ad esempio, l'uomo è un sinolo, un tutt'uno inestricabile di corpo e anima, è una unità psicofisica. Il corpo ha la vita in potenza, ma è l'anima che trasforma questa potenza in atto. La materia da sola in effetti comporta l'esistenza di una certa sostanza soltanto in potenza, e il conferimento di una forma alla materia che comporta il passaggio dall'essere in potenza all'essere in atto, cioè alla sua realizzazione effettiva. La sostanza quindi può essere sia in potenza sia in atto, ma esiste compiutamente soltanto quando è in atto, ovvero realizza il fine che le è proprio. Un pezzo di argilla è in potenza un vaso, ma lo diventa in atto soltanto quando è fatto e finito. Cosa implica questa riflessione per l'uomo in termini educativi, ma non solo, anche etici e politici? Ebbene, nella politica Aristotele definisce l'uomo un animale razionale, un animale dotato di ragione. È la logica conseguenza della formazione secondo cui la forma propria dell'essere umano è la sua anima. E in effetti il tratto specifico dell'anima umana è la facoltà dell'intelletto, ovvero la razionalità. Possiamo quindi dire che la forma propria dell'essere umano è la sua razionalità, ovvero il fine a cui deve tendere. L'uomo è in potenza un animale razionale. Tale potenza può passare all'atto nel momento in cui, in termini molto pratici, l'essere umano impara ad agire in maniera consona e a comportarsi appropriatamente. I comportamenti in grado di portare l'individuo alla realizzazione della propria natura razionale sono identificati da Aristotele con la virtù, arete. E il modo d'essere di una persona che vive secondo ragione non può che essere felice, perché la felicità, eudaimonia, è la condizione che accompagna la realizzazione da parte di ogni essere della propria natura. Educare alla virtù nell'ottica aristotelica significa essenzialmente rendere l'uomo capace di agire secondo ragione, in maniera stabile e costante. Una condizione etica che non è solo buona e virtuosa, ma alla fine diventa anche fonte di felicità. Le virtù etiche riguardano il controllo della ragione sugli istinti e consistono nella disposizione a scegliere sempre il giusto mezzo tra due comportamenti estremi per eccesso e per difetto. Ad esempio, il coraggio è il giusto mezzo tra la vigliaccheria e la temerarietà. In tal senso, la giustizia è la virtù etica fondamentale, con la sua duplice funzione di equilibrio e proporzione. Accanto alle virtù etiche vi sono quelle dianoetiche, dal greco dianoia, ragione, che consistono nell'esercizio stesso della ragione.
Le principali virtù dianoetiche sono la saggezza e la sapienza. Saggio è colui che è capace di individuare il giusto mezzo perseguito dalle virtù etiche, in modo da agire sempre in maniera conveniente. Sapiente è colui che coglie la verità e comprende la realtà attraverso la conoscenza. L'educazione alla saggezza riguarda condottieri e governanti, quella alla sapienza filosofi e scienziati. Alla definizione di uomo come animale razionale, Aristotele ne affianca una seconda, l'uomo come animale politico. In effetti si tratta di due concetti legati l'uno all'altro. L'uomo può vivere razionalmente soltanto vivendo politicamente, cioè all'interno della polis, della comunità, nella vita sociale, vivendo secondo virtù insieme agli altri. Per Aristotele il modello ideale di Stato è esattamente quello della polis, considerata come la struttura sociale per dimensioni e funzioni più appropriata per garantire la felicità dei cittadini. Nella prospettiva aristotelica, però, non tutte le persone che vivono nello Stato godono della piena condizione di cittadino. Vi è una diseguaglianza di fondo, una concezione classista. Sono esclusi infatti i contadini, gli artigiani, gli schiavi, le donne. Cittadini sono soltanto gli uomini liberi che abitano nella polis e hanno la possibilità di dedicarsi alla vita politica perché non gravati da incombenze pratiche. Chi svolge mansioni pratiche ha invece il solo compito di assicurare le condizioni materiali di benessere e sicurezza per far sì che un novero molto ristretto di persone possa essere opportunamente educato alla virtù.